a tutti, oggi prepareremo dei calamari ripieni con aggiunta di una salsina di pomodoro fresco e basilico. Gli ingredienti appunto sono dei calamari, in questo caso sono dei calamari nostrani, del pane che abbiamo provveduto a profumare con del prezzemolo, dell'aglio, sale, pepe, olio extravergine e appunto dei pomodorini ai quali andremo aggiungere del basilico tritato. Iniziamo con la preparazione e la pulitura dei calamari. Allora, per pulire i calamari non facciamo altro che staccare la testa in questo modo, spingendo forte qui, che è in questo modo. Poi sfiliamo la parte interna, togliamo la cosiddetta penna, che è questo piccolo midollino. Questa così, come vedete in questo modo, e poi andremo a togliere anche la pelle. Quindi togliamo le ali, che puliremo anche con le dita la pelle, e appunto la pelle stessa, perché non è certamente buona da mangiare. Dopodiché, sotto il rubinetto e l'acqua corrente, andremo a lavare nella parte interna i calamari. Allora, facciamo così. Come vedete, abbiamo tolto tutto, così, la testa e le nostre ali, che anche qui togliamo la pelle, in questo modo. Con i guanti il lattice è un po' più difficile, però si fa lo stesso e quantomeno non avremo le mani con quel fortissimo odore di pesce, seppur freschissimo. Ok, così. Facciamo la stessa operazione con gli altri calamari e dopo andiamo sotto il rubinetto a sciacquare bene tutto. Dico sciacquate bene perché è facile trovare della sabbia adesiva, soprattutto nella parte inferiore del calamaro, dove si chiude. Non possiamo permetterci di aprirli con le forbici perché appunto dopo dovremo andarli a riempire. Arrivati a questo punto, appunto, dove abbiamo finito di pulire i calamari e anche lavarli sotto l'acqua, togliamo le ali, in questo modo, prendiamo tutte le teste, ok, e iniziamo a tritarle in maniera fine, sempre con un coltello ben affilato. Questo risultato, quando abbiamo questo risultato ben tritato, andiamo, procediamo ancora, ci serviranno per poter fare il ripieno dei calamari. Quindi questa parte del pesce la andremo a mescolare insieme al pane profumato fatto precedentemente e dopo andremo a riempire i calamari, come vi farò vedere tra poco. Eccoci. Allora, una volta terminato di tritare i nostri calamari, prendiamo il nostro pane grattugiato già profumato e anche già condito e ci uniamo in questo modo ai calamari, ok? Mettiamo via. Poi, non avendo condito i calamari, ci aggiungerò del sale, un po' di pepe, non tanto, non esagerate, e dell'olio extravergine. Ecco qui, arrivati a questo punto, condiamo tutto con il pane. Ottenuto il ripieno, andiamo a prendere un calamaro per volta, lo andremo a riempire. È un'operazione un po' complessa che ci vuole un po' di tempo, però una volta assaggiato ne vale la pena. E così con tutti gli altri calamari.
Allora, a questo punto, dopo aver riempito tutti i calamari, non faremo altro che andare a cuocere in padella con dell'olio extravergine e uno spicchio d'aglio in camicia, in questo modo qua. Faremo andare sul fuoco appunto per 10 secondi, dopodiché aggiungeremo i calamari in questo modo, facendoli andare a fuoco medio-basso, con un coperchio. E dopo 10 minuti di cottura, sui 20 minuti totali, sfumeremo con del vino bianco. Eccoci qua, nel frattempo che i calamari andranno a cuocere in padella e abbiamo già sfumati con del vino bianco, abbiamo fatto questa salsina qui che è fatta da pomodorini tagliati in quattro parti in questo modo, delle olive, alle quali andremo a togliere la parte interna se non c'è la parte dura, in questo modo, sempre spezzettandola, e delle foglie di basilico. E poi condiremo con un po' di sale, un po' di pepe e dell'olio extravergine. Eccoci qui, a questo punto, a cottura ultimata, prendiamo un calamaro, lo scaloppiamo. E andremo a mettere il nostro piatto di portata. Dopodiché prenderemo la nostra insalatina di pomodori che abbiamo già fatto prima e la metteremo sopra ai calamari ripieni, in questo modo. Un goccio d'olio. Il piatto è pronto. Calamari ripieni con pomodori pendolini, basilico e olive nere.